Come possiamo superarlo? Premesso che le competenze digitali per un paese sono fondamentali e sono strettamente collegate ai processi di sviluppo economico del paese. Per questo è, gli Stati Uniti non si aspettano certamente che siano, voglio dire, le grandi fabbriche, si aspetta una crescita economica da questo settore, Amazon, Google e quant'altro. Allora, la capacità che oggi ha un paese di svilupparsi anche dal punto di vista economico è strettamente connessa alle competenze digitali della popolazione, perché i servizi che vengono sviluppati devono essere utilizzati, se la popolazione ha un minimo di competenze digitali non li utilizza, è un discorso. Allora, uno dei driver che è stato individuato è stata la scuola. Perché? Perché la scuola ha una grande capacità di penetrazione nella società civile. Pensate, un ragazzo ha a che fare con due genitori, forse anche con qualche nonno, un ragazzo che porta a casa un computer e che lo utilizza per i compiti scolastici, lo utilizza, ha una capacità di contagio da questo punto di vista enorme. Pensate che gli studenti sono 8 milioni, 1 milione più o meno sono gli studenti, gli insegnanti e quant'altro sono 9 milioni, quindi pensate, se 8 milioni contagiano 3 persone, 3 per 8 fa 24, più 1 milione di insegnanti, siamo alla metà della popolazione italiana. Bene, quindi la scuola è potenzialmente capace di contagiare digitalmente, quindi di far innalzare le competenze di metà della popolazione italiana. Per fare questo però che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo superare un digital divide della scuola, non dei ragazzi, perché i ragazzi, noi sappiamo, il 97% delle indagini che noi abbiamo utilizzano tutti i giorni strumenti, la rete, strumenti telematici, eccetera. Quindi non è il problema dei ragazzi, il problema è che è la scuola che ha un digital divide, forte con il resto con il mondo del lavoro, insomma con il resto della società italiana. Allora, come possiamo superare questo? Come possiamo? Sì, noi investiamo un po' di soldi per cercare di far accelerare questo processo. Adesso abbiamo fatto questi accordi con le regioni, come lo sapete, con 12 regioni italiane, abbiamo messo noi 24 milioni di euro, le regioni ne hanno messi altri 16 circa, quindi in quest'anno investiremo 40 milioni di euro. Sono tanti soldi, dal punto di vista, ma rispetto alla scuola sono quasi niente, perché immaginate 60 milioni di euro su 344 mila aule o cose di questo genere sono ancora pochi. Quindi come possiamo innescare dei processi su grandi numeri di cambiamento rispetto a... Uno dei sistemi è stato quello di reingegnerizzare, anche se il termine non piace al territorio, ma è così, non è nemmeno mio, è del ministro, quindi come ingegnere giustamente, reingegnerizzare la spesa delle famiglie, cioè cercare di approfittare del vantaggio del passaggio dalla carta digitale per lucrare in qualche modo una parte di questo risparmio e investirlo in un, chiamiamolo tablet per intendersi, può essere un PC portatile, un device, che il ragazzo ha in dotazione che quando è uno studente. Il tetto delle famiglie, il tetto di spesa non aumenta, rimane lo stesso e il ragazzo porta a casa un virus, porta a casa uno strumento di contagio, perché poi ragazzi, le mamme devono aiutare i ragazzi a capire. Lo stesso strumento serve per prenotare magari un colloquio con i professori, oppure per via discorrendo, poi è chiaro che il processo. Quindi tutta la filiera, tutto il ragionamento è questo. E pensiamo di non aver fatto nemmeno un grande, dispetto all'editoria scolastica italiana. Perché? Primo, la norma è molto equilibrata, scusate se la difendo, ma siccome l'ho scritta, perché conserva la parte libera. Noi siamo convinti, io personalmente sono convinto, che il libro ha una funzione
indispensabile per lo sviluppo del pensiero critico individuale. Quindi non è in discussione. Il libro però è solo una parte di quel manuale scolastico che i vostri ragazzi hanno, che è di 600 pagine, e che metà ha tutti oggetti che sul digitale renderebbero molto di più, a partire dalle carte geografiche, ai documenti storici, alle immagini dell'arte, agli esercizi, a tutto quello che infarcisce, diciamo così, un manuale scolastico, anche i testi delle poesie, anche, voglio dire, perché? Perché chiaramente andare a vedere sull'Argan un francobollo di Giotto, diciamo, magari nemmeno tanto fatto bene, o andare a vederlo sullo schermo digitale è tutta un'altra cosa, ovviamente, vuol dire da una parte potete esplorare, dall'altra guardarlo con la lente di ingrandimento. Quindi è tutto un altro ragionamento. Naturalmente questa è una rivoluzione importante, ma è come le lavagne, guardate, alla fine uno può semplicemente non vuol cambiare nulla, vuol continuare a leggere, benissimo, leggerà, una parte la leggerà su carta, il libro, una parte la leggerà sullo schermo, che sono gli esercizi e quant'altro. Quindi si può anche fare un uso, come posso dire, non rivoluzionario di questa norma. Spiego, è come passare come Amazon, che vende libri invece che vendere su carta, li vende, poi sono sempre libri, la struttura è la stessa. Ora, questa norma quindi è potenzialmente rivoluzionaria, ma non è che stravolge immediatamente, e poi è graduale, perché riguarda solo il prossimo anno le prime e le terze superiori. Il primo ciclo parte un anno dopo e riguarderà solo le classi che cambiano i libri. Bene? Quindi non è che abbiamo fatto una cosa, come posso dire, buttando una bomba chissà dove. Io non voglio fare i conti in tasca agli editori, però prima di affrontare il tema l'abbiamo fatto, abbiamo analizzato quanto costa per un editore la stampa, la carta, quanto costa la distribuzione, gli sconti che fanno le librerie, quanto incide l'usato. Pensate, una cosa di questo genere, per esempio, abbatte moltissimo l'incidenza dell'usato. Quindi, come posso dire, gli editori su una norma di questo genere dovrebbero, a mio parere, apprezzarla, perché conserva, ripeto, in modo equilibrato queste cose. Naturalmente rompe lo schema delle adozioni, questo è chiaro, perché rompe questo discorso delle adozioni, si va verso un mercato libero, ma questo credo che sia quello che vogliamo, perché il mondo va in questa direzione. Perché scusate se dico questo, perché è la, mi sono, come ieri c'è stato dibattito, parte solo, non volevo intervenire, questa norma, così come quel col piano che abbiamo fatto con le lavagne digitali, poi con le classi 2.0, poi con le scuole 2.0, è una strategia di introdurre l'innovazione nella scuola dal basso, non dall'alto, cioè mettendo a disposizione degli insegnanti degli strumenti potenzialmente rivoluzionari. La lavagna si può usare anche solo per scrivere, non c'è bisogno di farne, ma può essere un oggetto rivoluzionario. Io credo che molte delle esperienze che saranno presentate diranno che all'inizio le hanno fatto fatica a scartarle, forse a attaccarle, perché l'insegnante era sospettoso, poi dopo la cosa si diffonde, perché l'insegnante, poi l'esperienza che noi abbiamo è che gli insegnanti alla fine, quando hanno questi strumenti, poi non ne possono più fare a meno, dice, ma come. Io cito sempre una maestra di un paesino vicino a Firenze che diceva, ma io il computer fino a lo spolveravo, quando lo vedevo sulla cosa, facevo le pulizie, io lo spolveravo. Cioè, poi, adesso se si ferma la lavagna digitale non so più fare lezione. Io, ma scusi, ma fino a un anno fa usava il gesso, non, cioè com'è possibile che è diventata matta? Cioè, che vuol dire? No, dice, guarda, io ormai non, è così. Quindi io ne prendo atto, non è che voglio dargli significati particolari a questa cosa, ma certamente è una cosa importante, cioè sono sintomi di un cambiamento. Allora, è importante però avere una visione del futuro e quindi porsi il problema di dove stiamo andando. Una delle cose che è emersa ieri è, ma non c'è abbastanza sperimentazione, voi state innovando ma non avete una base sperimentale, non avete esperienze consolidate, non avete, dobbiamo rimandare, dobbiamo fare prime esperienze, non funziona così,
non funziona così. Non è che non ci sarà mai una sperimentazione che ti dice che è una cosa. L'innovazione è un processo, lento di cambiamento che in alcune scuole produce 100, in altre, qui si dovrebbe usare un po' la parabola del seminatore, per dare l'idea del concetto di innovazione. Cioè in certi posti produce 1000, in altri produce 100, in altri produce 10, in altri posti non produce niente, perché rimane, diciamo, è una semina che cade, diciamo, sulla pietra, e quindi non attecchisce. Questa ed è così, non si può fare l'innovazione naturalmente con una legge, non con una circolare, si può cercare di sostenerla, di supportarla e soprattutto di creare, diciamo, una condivisione delle esperienze, un ambiente sociale dove gli insegnanti possono capire dove si sta andando, cosa abbiamo fatto e catturare, cannibalizzare direi, le esperienze degli altri, perché è così che si va avanti. Così che si procede. Allora, oggi nella riflessione che facciamo su dove va, dove stiamo andando, dove va l'innovazione digitale, dove va la scuola 2.0, abbiamo chiesto ad alcune scuole, diciamo, di classe 2.0 che hanno fatto questa esperienza, alcune da più tempo, diciamo, che quindi di raccontarci in un qualche modo la loro esperienza e quindi di dirci secondo loro dove stiamo andando, dove stiamo andando, e poi cercheremo alla fine della discussione, del dibattito, che poi naturalmente siete tutti invitati a intervenire, di tirare un po' le fila e cercare di capire come ci organizziamo per i prossimi step, come si dice, cioè per il prossimo futuro. Va bene? Quindi adesso io inizierei invece dall'Istituto Comprensivo e Filiere Valdarno e ho colpevolmente. È difficile venire dopo Annalisa Rizzi. Qualche istante si cade la presentazione presi. E devo dire che il progetto Classi 2.0, come credo tutti chiamiamo scuola digitale, è un processo irreversibile. Non si torna indietro una volta che si comincia, che si va avanti. Ci si accorge man mano che anche le parti meno convinte, vedete in questa presentazione, a un certo punto c'è uno studente intervistato dagli ex ricercatori dell'ex IRRE, e parla quasi come un professore, infatti parlando degli studenti parla, dice loro, ed era lo studente meno convinto di questo piano, era quello più resistente. Noi abbiamo provato a rispondere alle richieste che ci sono state fatte, siamo noi, la scuola è un liceo scientifico, il progetto si chiamava Classi Campus in Rete. E cosa è cambiato? È cambiato che la nostra classe, un po' per volta tutta la nostra scuola, ha cominciato ad aprirsi al mondo e ad aprirsi a vari livelli. Noi siamo il centro di questo meccanismo piuttosto complesso, ma che funziona perfettamente per come è stato concepito. Io sono molto piacere, ad aver fatto questo progetto, sono molto contento. Quindi c'è il NIU, quindi con il piano scuola digitale classe 2.0 e l'attività impresa scuola che facemmo sempre qui a Genova. Grazie a quell'attività importantissima, ricordo la dottoressa Schiedroma come controllava l'andamento dei lavori, noi prendemmo una serie di contatti con le aziende che poi siamo ritrovate nel nostro lavoro. Quindi la nostra classe 2.0 ha avuto dei MacBook e lavora con il sistema Classroom Manager di Acer, ha dei materiali di supporto da parte di Giunti e da parte di Zanichelli.
ha la possibilità di utilizzare una piattaforma messa a disposizione dal CNR di Roma, questa per la verità i ragazzi non l'hanno ancora molto utilizzata. Abbiamo avuto un supporto da Casio Educational con delle calcolatrici scientifiche. Mi piace citare queste aziende perché sono delle aziende che ci siamo ritrovati a fianco e ci hanno supportato, hanno formato i nostri docenti e hanno fornito ai nostri docenti, ai nostri studenti dei materiali didattici. C'è anche Microsoft che ci ha supportato con una piattaforma e ovviamente c'è Indire con le ex agenzie IRRE e l'Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata. Noi siamo contentissimi dell'apporto di ciascuna di queste parti, ci siamo trovati a fianco, questo è il motivo per cui ho voluto citare uno per uno. E cosa è cambiato nell'organizzazione didattica? Era un'altra domanda. È cambiato che ci sono state le nuove tecnologie introdotte in classe direttamente e singolarmente, individualmente per ogni studente. Però non è affatto cambiata la nostra cultura, tutto il nostro background culturale. Noi abbiamo ragionato con il consiglio di classe, altro elemento di coinvolgimento fondamentale di questo progetto, e abbiamo trovato che i Six Memos for the Next Millennium, qui sono cinque quelli sviluppati da Italo Calvino nelle sue lezioni americane, abbiamo trovato che questi memos sono in modo straordinario attinenti alla nuova didattica, che sono lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity, quindi la leggerezza dell'insegnamento fatto con materiali digitali che viaggiano nelle nuvole, nelle piattaforme remote, quickness, la velocità con cui si riesce a comunicare, l'esattezza, riguardo all'esattezza i ragazzi sono abituati quando hanno un computer davanti a fare ricerche su Wikipedia, ma noi siamo in classe per dire che c'è anche Treccani, che ricerche esatte si fanno con Treccani, magari più che con Wikipedia. La visibilità, tutto ciò che passa per una LIM, per una lavagna interattiva, è assolutamente presente e visibile, non va immaginato, come diceva il dottor Biondi, un francobollo di Giotto, ecco, riusciamo persino a vedere le unghie sporche della Venere di Botticelli, facendo degli ingrandimenti straordinari. E la molteplicità, che è poi la chiave di tutto. La molteplicità, ci siamo tutti nei blog, nei social network che usiamo con gli studenti, ci incontriamo con gli studenti, anche fuori orario, devo dire, non particolarmente con fatica, anzi con grande piacere. Dove stiamo andando? Uno studente intervistato, che sentiremo dopo, dice studiare sta diventando quasi come giocare, quindi sembra che non ci si debba legare a una sedia per studiare con grande fatica, ma si possa studiare invece in modo giocoso. Le parole chiavi che noi abbiamo trovato in questa attività è che il progetto noi crediamo abbia funzionato perché è integrato nel curriculum, quindi nel POF è stato condiviso dal collegio docenti e dai consigli di classe che si sono succeduti negli anni. La filiera, il processo ha funzionato, quindi MIUR, INDIRE, Ufficio Scolastico Regionale, IRRE e noi della scuola. Il piano didattico non è un piano di acquisti, come a dire la verità, noi siamo della Basilicata, ora da qualche tempo siamo fuori dall'obiettivo 1, ma quando c'eravamo abbiamo speso moltissimi soldi nell'acquisto di attrezzature con il FES. Però devo dire, quello che è cambiato adesso, che tutto sommato per noi questo progetto Scuola Classe 2.0 è stato un piccolo finanziamento per noi di 15.000 euro rispetto a quelli del passato, ha funzionato molto meglio proprio per questa filiera, per questo piano didattico, per questo progetto didattico a cascata al quale ci siamo costretti con piacere. Il coinvolgimento delle parti, consiglio di classe, naturalmente ci sono, è fisiologico, i colleghi più resistenti, quelli allergici alle nuove tecnologie, ma anche quelli con il tempo hanno cambiato idea. E il coinvolgimento delle figure della scuola, ad esempio la collaborazione da parte delle funzioni strumentali per trovare anche una forma di contribuzione a chi si è dedicato tanto a questo progetto.
e poi il WinCare, le attrezzature, le tecnologie date agli studenti, affidate agli studenti, sono state trattate benissimo dagli studenti, a differenza magari del laboratorio multimediale, che spesso troviamo rotto con attrezzature danneggiate. Invece i netbook, le calcolatrici scientifiche date in mano agli studenti, affidate individualmente, sono state trattate benissimo e sono come nuove. Quindi noi abbiamo attenzione e cura della scuola. I contenuti didattici non sono cambiati, sono sempre quelli, solo che è cambiato lo stile di insegnamento e apprendimento. Qui c'è una specie di saluto della nostra dirigente dell'anno scorso. Per un'esperienza come di classe 2.0, ecco, certamente innovativa che trova il nostro applauso e il nostro apprezzamento, perché promuove, a mio avviso, conoscenze non più statiche ma dinamiche e interattive, credo che sia il punto di forza del progetto. Conoscenze dinamiche. I programmi non sono cambiati, i programmi sono quelli ministeriali, quelli di sempre, i contenuti sono i contenuti di sempre e cambia il modo di fare lezione, il modo di apprendere, quindi cambia lo stile dell'insegnante e si modifica anche lo stile di apprendimento dello studente. E in effetti questi nuovi strumenti potenziano al massimo tutto quello che è comunicazione interpersonale, tutto quello che è collaborazione, tutto quello che è condivisione, proprio perché oltre che lavorare insieme in classe, comunicare in classe, continuiamo a comunicare anche nel tempo fuori classe, quindi pomeriggio, e abbiamo la possibilità, l'insegnante e gli studenti, di vedere quello che fanno gli altri, di partecipare agli altri a quello che stiamo facendo noi, e quindi davvero un bel sistema per condividere il sapere. Altre parole chiave: comunicare, condividere, collaborare. Anch'io trovo che mio figlio sia proprio entusiasta, perché è un approccio diverso allo studio delle discipline. È cambiato il modo classico di insegnare, cioè anziché usare la classica lavagna, i classici quaderni, si usano computer portatili, una lavagna interattiva, e sicuramente porta un risparmio cartaceo, quindi anche per il futuro e per l'ambiente. È un'innovazione che secondo me spinge gli studenti a studiare in maniera migliore, ecco, perché lo studente in questa maniera secondo me è spronato allo studio, per usare una parola grande, si diverte quasi a studiare. Questo era il ragazzo più resistente alle nuove tecnologie, che per tutto un quadrimestre aveva rifiutato di collaborare sulla piattaforma. Abbiamo un gruppo anche su Facebook dove possiamo comunicare e scambiarci i compiti oppure le lezioni, possiamo spiegare meglio le cose o fare quei gruppi per collaborare insieme. Smontare da una scuola vecchia ma validissima nei contenuti e rimontarla, ecco, smontare e rimontare. Smontare significa non annullare, non cancellare, quindi smontare un vecchio meccanismo fatto di ottimi contenuti e rimontare tutti questi contenuti in un modo nuovo, più vicino alle modalità dell'apprendimento informale, oramai imperante per i ragazzi, che imparano molte cose di più fuori della scuola che a volte non nella scuola, o comunque in modo diverso. Ecco, questi brani di intervista sono tutti disponibili online sul nostro canale che è Campus in Rete e di YouTube. Il filmato è un bel filmato intero predisposto da, dicevo, gli ex ricercatori IR e Basilicata, in particolar modo dal professor Rocco Triligno. Un'ultima cosa voglio dire, c'è una cosa che ha caratterizzato il nostro progetto. Noi abbiamo cercato in un certo senso di volare in basso sulle tecnologie, nel senso che ci siamo affidati alle tecnologie più diffuse
dei ragazzi e di studenti. Quindi abbiamo utilizzato Facebook, un poco Twitter, molte altre cose, il blog, il WordPress, ma soprattutto per non costringere i nostri ragazzi a iscriversi a piattaforme, che è una cosa che ci sembrava appunto forzosa, complicata, siamo noi scesi sulle piazze digitali dove i ragazzi erano. E li ritroviamo lì, ci ritroviamo lì e lavoriamo con grande piacere. Grazie.